Adesso stiamo dentro noi, Mario, Fabio, tanto andiamo dentro nessuno. Possiamo entrare? Dopo l'inagibilità dichiarata all'istituto alberghiero a causa del crollo di alcune parti del soffitto, i ragazzi sono stati collocati in altre sedi. Gli studenti dell'istituto professionale commerciale Giovanni Branca, spostati a Pesaro Studi, hanno ripreso regolarmente le lezioni dopo le vacanze estive. Gli altri alunni invece dovranno attendere il prossimo 5 di ottobre, ma il problema ora rimane per le cucine. La dirigenza, la provincia e il comune stanno lavorando per trovarne alcune disponibili entro il mese di gennaio. Il dirigente scolastico Carlo Nicolini ha voluto però precisare alcune informazioni sull'ipotesi della sede distaccata a Fano. Vedo che in questi giorni è tutto un parlare, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Allora, per quanto riguarda, questa è una cosa importantissima, la sede distaccata a Fano, questa era una nostra idea che già da un anno portavamo avanti nei nostri gruppi di lavoro, perché riteniamo che la sede distaccata dell'alberghiero a Fano possa venire incontro alle esigenze di quel territorio, in quanto abbiamo circa un terzo di ragazzi e di ragazze che frequentano l'alberghiero che provengono dalla vallata del Metauro e dalla città di Fano. Questo però non riguarda quanto successo qua, ovvero non è una conseguenza. No, no, assolutamente. Mi dispiace se qualcuno ritenga o ritenesse che sia una conseguenza di quanto è successo alla fine di luglio. Assolutamente, assolutamente. Quindi ribadisco, qui vogliamo tra l'altro anche liberare alcuni spazi, per cui in quegli spazi, una volta liberati, creando questa sede distaccata, siamo in grado di ampliare i laboratori, perché la nostra è anche un'esigenza di tipo professionale per sviluppare le competenze necessarie a immettere sul mercato ragazzi e ragazze che sappiano veramente di enogastronomia. Il comune di Fano, prosegue Nicolini, ha già dato alcune indicazioni sulle sedi eventualmente disponibili, ma per ora non è stata presa alcuna decisione in merito. Io sono contento che l'amministrazione comunale di Fano si sia dimostrata sensibile a queste nostre richieste. Quindi li lascio lavorare serenamente, sperando che veramente questa idea si possa realizzare. Nella giornata di ieri poi si è svolto un incontro tra la dirigenza e Adirebus per l'organizzazione dei trasporti scolastici. Fra qualche giorno si avranno notizie più precise, afferma Nicolini, e assicura che l'azienda sta andando incontro alle esigenze dei ragazzi e dell'istituto stesso. Addirittura incontreremo i ragazzi prima del 5 ottobre, incontreremo le classi qui in città, coordinate dagli insegnanti rispettivi, in modo che i ragazzi possano già, almeno quelli di prima, conoscere i loro docenti. È il minimo che si debba fare. Quindi vorrei tranquillizzare anche i genitori di questi ragazzi e ringraziarli per la pazienza dimostrata.